squadre che stanno entrando in campo, linea in postazione. Chiesa e Balotelli, due protagonisti in queste prime amichevoli di Roberto, senza di struttura fisica fra il capitano dell'Olanda Van Dijk e il nostro Lorenzo Insigne. Italia che cambia 10 undicesimi rispetto alla partita persa. In difesa ci sono De Ligt, Van Dijk e Blind, a centrocampo Hatebur, Former, Deron, Wijnaldum e Vilena, e davanti la coppia composta da Bale. 2016 comincia Italia-Olanda. Depay in profondità, calcio di punizione che sta per essere battuto da Verdi, lascia poi la battuta a Bonaventura, la girata di Cristante a Belotti. Allora c'è un attimo di incertezza però, perché l'assistente ha richiamato l'attenzione dell'arbitro. Vediamo la posizione di Belotti, che in effetti è più avanti sulla linea del pallone rispetto a Cristante al momento del tocco di Cristante, con un colpevole ritardo. Il difensore più pagato nella storia del calcio, mentre rivediamo il tunnel di Cris. Jorginho cerca la sventagliata per Insigne, che non arriva per un soffio sul pallone. Van Dijk, poi Cristante, il dribbling riesce al limite, mette in mezzo, la chiusura è stata di Silesen, opportunità per l'Italia. Il problema è che non riescono a verticalizzare, perché davanti Insigne centralmente verso Belotti, posizione regolare, Belotti colpisce Silesen. Un'occasione incredibile, capitata sui piedi di Morbido verso Insigne, posizione regolare, Insigne dietro verso Verdi, e l'Italia spreca un'altra opportunità. Stanno crescendo gli azzurri in questa ultima parte, e puntare pericolosamente verso l'area avversaria, lo affronta Romagnoli, Depay colpisce malissimo con l'esterno del piede destro, pallone che termina lontano dalla porta di America. In questo caso lo scatto di Verdi, posizione giudicata regolare, Verdi a solo, Verdi, 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 deviazione di Silesen, calcio d'angolo occasionissima ancora una volta, un altro pericolo per la difesa olandese, ma adesso bisogna guardarsi dal contropiede avversario con Depay che prova ad andare sul pallone, fallo che viene fischiato. Qui rivediamo il colpo di testa, è stato di Criscito che stava per segnare il primo gol in nazionale proprio nel suo rientro, ricordiamo prima, che adesso prova questo cross, Criscito, altro colpo di testa di nuovo sul fondo, ha cercato di mettere in movimento Belotti, non ha tentato la conclusione a rete, io credo Gianni. No. Ancora Depay, prova ad aggirarlo, riesce a mettere in movimento Yammat, la deviazione per In. Si salva mettendo in calcio d'angolo da una situazione assolutamente casuale, certo non può giocare un pallone tra quegli avversari, e cerca allora la conclusione dalla lunga distanza dopo essere uscito dall'area di rigore, però il pallone termina. Il cross sul secondo palo dove si coordina Vilena sul fondo, primo vero pericolo creato dall'Olanda con questa bella giocata di Former, arriva la seconda sostituzione. Yammat, il cross sul secondo palo, il colpo di testa di Depay centralissimo, blocca senza problemi Perin, era una buona occasione. Un grandissimo pericolo corso da lei. Viene raggiunto dall'attaccante azzurro, cross basso di prima intenzione, Zaza con un rimpallo trova il gol dell'1-0. L'assist è stato di Federico Chiesa, Italia 1, Olanda 0, e questa volta il gol è buono. Federico Chiesa che è partito con il tempo giusto sulla fascia laterale, ben innescato dal compagno.